Aristotele scrive di teatro, scrive la sua poetica, si dovrebbe intitolare Arte drammatica, quando il teatro è in completa decadenza, già quasi non si faceva più, si facevano le grandi recital, degli assoli d'autore, dei varietà, il grande teatro dei decenni precedenti era finito. Però perché lo fa? Lo fa perché è un conservatore rivoluzionario, cioè vorrebbe che si recuperasse il principio dell'arte drammatica. Il principio dell'arte drammatica non è soltanto il teatro dei grandi autori che si faceva prima. Il principio dell'arte drammatica è l'idea di un progetto educativo, cioè per la formazione del cittadino. L'arte drammatica è indispensabile. Prima che il cittadino decida che cosa fare, l'adulto, prima che si specializzi, prima che diventi politico, filosofo, guerriero, uomo d'affari o gigolò. E si esprime molto precisamente in questi termini. Dice che si dovrebbe cominciare dalla prima infanzia, cominciare con la musica e il canto, che sono attività assolutamente intuitive. I bambini possono praticare con molta facilità e molta felicità. Cioè lui non dice siamo tutti attori, non lo dice, però è così, è implicito il suo progetto. Il suo progetto è dettagliato perché prosegue indicando un percorso molto preciso. Musica, canto e danza, per cominciare, e poi una serie di arti minori, per così dire, che sono propedeutiche a quella maggiore che prende il nome di teatro, cioè di la sintesi. E quali sono queste arti minori? La prima è l'osservazione, l'arte dell'osservazione, educarci a osservare. Per esempio chiedere ai bambini di osservare quello che esperiscono in casa, fuori casa, eccetera. E poi però riportarlo in un luogo che può essere la scuola, la scolè, la classe. Riportarlo come? Prima di tutto con l'imitazione. Imitare, perché imitare è un modo di comprendere. Ed è un modo di porsi in relazione con gli altri, già, no? Logica conseguenza dell'imitazione è l'improvvisazione, quindi allenarsi a improvvisare, all'impronta, al momento. A improvvisare o magari ricordarsi dell'improvvisazione, no? In fasi successive imparare a fissarla, l'improvvisazione, o a perfezionarla. Con la somma delle improvvisazioni si prefigura una fase successiva, che è quella della composizione. Una volta stabilito quali sono le improvvisazioni significative, ognuno può comporle insieme in una forma di discorso. Il discorso può avere tante fasi, no? Può avere il discorso, può essere una scena, una sequenza, un atto, un'opera. Quindi la composizione suggerisce la fase immediatamente seguente, che è quella del montaggio. Il montaggio è la scelta della sequenza temporale, della giusta posizione, delle varie scene, sequenze improvvisate, prefigura l'opera. Quando c'è l'opera, comincia la seconda fase del lavoro. Non è finito, comincia la seconda fase del lavoro. Perché il confronto con il pubblico, il confronto con le persone, la comunità a cui tu offri l'opera, induce un altro processo, un processo successivo, che ha tantissimi aspetti.
Uno di questi aspetti nella modernità è quello della ripetizione, per esempio. E lì è un grande mistero, c'è un grande fascino, è una grande occasione di scoperta la ripetizione. Perché la ripetizione è impossibile. La ripetizione dell'identico è impossibile. La ripetizione ti costringe a fare i conti, soprattutto se hai incorporato le arti minori precedenti che ho citato prima, l'improvvisazione, l'osservazione, eccetera. Osservazione che vuol dire anche ascolto, capacità di ascolto. Tu presenti una cosa al pubblico, tieni conto del loro modo di reagire, io vedo se siete attenti o annoiati o capite o non capite quello che dico. Se c'è una perplessità, cioè devo tenere conto di tutte queste cose. Quindi il mistero della ripetizione è il mistero dell'interazione. Tutto questo perché Aristotele molto semplicemente ha capito e sostiene che la vita del cittadino, cioè dell'uomo che vive in stato di relazione, stato relazionale con gli altri, cioè a parte l'eremita, tutti gli altri, no? Viviamo in una condizione relazionale, è arte drammatica. Aristotele si ferma qui. Diciamo che riscoprirlo in questo senso è già una rivoluzione. Tant'è che, guardate, che le nuove ipotesi di traduzione e interpretazione della poetica di Aristotele sono recentissime. La prima in Italia risale al 2008 con la pubblicazione di un libro di Pierluigi Donini, uno storico della filosofia, che appunto ritraduce la poetica di Aristotele e spiega molte cose, tra cui il significato di catarsi. Qual è il significato di catarsi? Oh, ci siamo accapigliati per 2500 anni. Catarsi, purificazione da... Catarsi significa niente. Anzi, la parola catarsi nella poetica di Aristotele non esisteva. È stata inserita nel Medioevo, dagli amanuensi e dagli interpreti. O meglio, catarsi sì, ha un significato. Perché il significato di catarsi lo deduciamo da altre opere di Aristotele in cui lui glielo attribuisce. La catarsi della medicina è la salute, la catarsi della legge giudiziaria è la giustizia. Allora la catarsi significa l'esito. E ciò che suggerisce Aristotele nel complesso dei suoi scritti, ma non specifica nella commedia... Un esito che ristabilisce però un equilibrio. La salute, la giustizia. Sì, in quel caso, sì. Sì, poi in una prospettiva che si inserisce nel ritmo della comunità, no? Che entra ritmicamente nell'esistenza della quotidianità. Ma lui un'accezione di catarsi teatrale la suggerisce, ma insomma è una questione interpretativa, in altri scritti, e sembra essere quella di qual è lo scopo del teatro. Felicità. Lui usa un termine che significa felicità. La felicità è qualche cosa di meno della sapienza, quella che dà la filosofia, è il massimo, il culmine, no? Salvo che in greco esistono diversi termini per indicare la felicità. E la gamma di questi termini copre un arco piuttosto dal sublime al fisico. Un arco molto ampio. Però sembra essere quella. Ma la cosa fondamentale è che lui propone l'arte drammatica come fondamento dell'educazione. Perché siamo tutti attori. Coloro che diventeranno attori professionisti faranno una scelta successiva, specifica, che li porterà a intensificare. Però ecco, la lettura rivoluzionaria di Aristotele grosso modo si ferma qui.
Però noi possiamo e dobbiamo andare avanti. Vado a prendere il coniglio. No, il...